lo scamarato nel fare cose. Allora sei andato al battesimo. Buonasera e benvenuti alla Palacozzo di Ravenna. È la 19esima giornata, quella che va in onda oggi qui sulle tavole dell'impianto ravennate, che vedrà affrontarsi il padrone di casa dell'Akmar Ravenna e la Bauer Matera, una delle squadre più in forma del momento, quella allenata da Giampaolo Di Lorenzo, reduce da 3 vittorie consecutive dopo una stagione piuttosto complicato che aveva portato all'avvicinamento di Giampaolo Di Lorenzo con coach Bianchi, che è stato poi colpito da un infarto e che adesso però versa in buone condizioni di salute. Il club lucano ha così deciso di richiamare Giampaolo Di Lorenzo e, intervenendo sul mercato con innesti importanti, ha dato al coach campano una squadra che adesso può vantarsi di essere una delle più in forma della categoria. Due rinforzi sono arrivati nella stagione invernale per la Matera, sono uno in campo e uno in panchina. In campo c'è quello più importante, quello che ha avuto più impatto, il numero 53, Franco Migliori, un trascorso importante in categoria superiore e subito un grande impatto con la realtà lucchiana. 18 punti di media nelle prime 3 uscite per Migliori. In panchina c'è invece Mattia Caroldi, reduce da una stagione alla Fortitudo Bologna. In precedenza era arrivato anche Marco Tagliabue, che aveva iniziato la stagione latina e poi è arrivato a Matera. Sono in campo i quintetti per Ravenna, ci sono Raschi, Holloway, Singletary, la novità Andrea Raschi al posto di Amoli e Cicognani. Per Matera fa Luca Migliori, Richard Green e Capitan Bonessio. Palla 2 che si contesa tra Richard e Cicognani, salta più in alto Cicognani e il primo possesso offensivo è per l'Akmar con Rivali, marcato da Bonessio. Strano accoppiamento per la difesa materana. Rivali al centro dell'area, arresto e tiro, va a bersaglio dal cuore dell'area Eugenio Rivali. Primi 2 punti della gara a firma del playmaker Scuola Scavolini. Ravenna con un accoppiamento più classico, Grini in posizione di playmaker, esce in punta Migliori, Ricciola subito contro Raschi, buon aiuto di Cicognani, recupero propiziato da Cicognani e perfezionato da Singletary, si butta dentro, scarico fuori per Holloway dall'angolo, da 3 punti il ritmo, grande inizio di Ravenna con la bomba di Emanuele Holloway, caldino anziché no nelle ultime uscite. 5-0 Ravenna dopo 40 secondi di gioia, circolazione perimetrale, Bonessio, serve Grini, attacca Holloway. Buona difesa di Holloway, c'è il contatto, non c'è il fallo, rimbalzo di Cicognani, ci poteva stare un fischio che non è arrivato da parte della terra arbitrale formata dai signori Caforio, Maschio e Capotorto. Ravenna in attacco con Rivali che serve Holloway, picarol centrale tra Holloway e Cicognani, va fino al ferro Holloway. 7-0 Ravenna nel primo minuto di gioco, meglio di così non poteva iniziare l'Akmar. Fa Luca, va da Richard, Bonessio, picarol tra i due lunghi di Matera, c'è cioè un fallo sanzionato a Mike Singletary, primo fallo personale di Singletary, fallo di squadra per l'Akmar. Un gioco che riprenderà con una rimessa laterale per la Bauer Matera. L'arbitro affida palla a Grini, si va da Richard che restituisce palla al suo playmaker. Fa Luca, riceve Vacco, mentre in frazione di passi. Altra palla persa di Matera, che non ha iniziato esattamente benissimo questo match. Rivali in palleggio, serve Raschi in punta da Cicognani, ribaltamento per Singletary, fluido l'attacco ravennate. Rivali arresta e tiro in faccia a Risa, la sfonda la parabola, sbaglia, rimbalzo di Green, ribaltamento di lato per Migliori, si accoppia bene la difesa giallorossa in transizione con il tiratore italo argentino. Grini attacca Rivali al centro dell'area, chiusa la difesa ravennate, va a subire il primo fallo di Cicognani, che ha colpito al volto inavvertitamente Grini.
due tiri liberi a disposizione dell'americano maglia numero 7, che è il miglior marcatore della Bauer Matera, con 19 punti e 3 di media dalla lanciata di scarpa, 4 rimbalzi, 3 assist e mezzo anche nelle ragguardevoli statistiche dell'americano classe 1992, uno dei migliori per la Silver in questo avvio, in questa prima parte di stagione. Grini è pronto in lunetta con due tiri liberi per sbloccare il tabellino della Bauer, 7-0 dopo poco meno di 2 minuti di gioco qui al Palacosa. Va a bersaglio con il primo tiro libero Josh Green, 73,5% in stagione per lui dalla linea della carità. Due su due, Matera segna i primi due punti della sua partita. Il rivale supera la metà campo in palleggio, sempre accoppiato con Bonesio. Raschi, post basso di Singletary contro Falluca, fuori per Rivali che attacca il recupero di Falluca, si butta dentro, tiene vivo il palleggio, sul cambio sistematico finisce accoppiato a Richard. Cicognani contro Bonesio, che gli da dietro d'esperienza gli ruba il pallone, poi recupera perfezionato da Richard. Già dall'altra parte Matera con Bonesio, affida palla migliore, poi post basso di Bonesio contro Rivali, triplicato la difesa della rossa, semigancio destro che va a bersaglio. Primi due punti del capitano di Matera, 4-0 di parziale per gli ospiti che cercano di rifarsi sotto, 7-4. Rivali dentro l'area per Cicognani, fuori misura. E queste alchimie difensive di Di Lorenzo sembrano mandare un po' in confusione l'Akmar. Cicognani non ha iniziato esattamente benissimo questa partita. C'è Green in posizione di playmaker, inizia il gioco servendo Bonesio. Richard, ribaltamento di lato per Greeny, su di lui Holloway, esce in punta a migliore, attacca Raschi, un paio di esitazioni, poi fuori per Bonesio, in cruciale anche Singletary che sta bene con lui, poi palla per migliore, da 3 punti, in and out, poi a rimbalzo Bonesio Devia, controlla Holloway, grande intensità in questo avvio, Holloway in transizione contro Greeny, aspetta il blocco di Cicognani, va per Rivali, sfidato al tiro da Bonesio, ancora Holloway, altro blocco di Raschi. Ancora Holloway, non è successo niente, è un attacco ravennante. Holloway ribaltato per Singletary, davanti a Falluca, tira forza 3 punti. È rimasto l'ultimo tocco di Eugenio Rivali, palla viene affidata alla Bauer Matera. Matera con un possesso importante per accorciare ulteriormente, 7-4, 3 minuti e 30 di gioco, scambiano Greeny e Migliori. Greeny incrocia davanti a Holloway, che va a spendere il suo primo fallo personale. E dopo un grande inizio dell'Aquar, meglio Matera in questa seconda fase del primo quarto. 3-0 per l'Aquar in questo primo periodo. Greeny taglia diagonale di Bonesio che riceve. Richard propone il blocco, cambio su Bonesio, finisce accoppiato Giacomo Cicognani, Bonesio lo attacca, si butta dentro, fuori per Richard, sullo scadere di 24, il tiro è buono ma sbagliato, rimbalzo di Eugenio Rivali, transizione per Singletary, attacca il ferro, c'è il contatto di Falluca che ha giudicato falloso, primo fallo personale del talento scuola Stella Azzurra e due tiri liberi a disposizione di Mike Singletary, nel roster a disposizione di Giampaolo Di Lorenzo. In panchina, oltre a Caroldi e Tagliabue, anche un giovane interessante come Marco Cucco, che ha già incrociato i destini dell'Akmar nella scorsa stagione quando vestiva la maglia dell'Enegan Firenze. E Lorenzo Baldaccio, che lo scorso anno era a Treviso, a Torino, un tiratore importante per la categoria. Va a bersaglio col primo libero Singletary. 2-2 per l'ala di Texas Tech. Torna a segnare l'Akmar, 9-4 quando se ne sono andati i primi 4 minuti del primo quarto. Migliori ribalta il lato servendo Falluca, post basso di Bonesio contro Singletary, fuori per Falluca, riposto per Bonesio, Singletary sta bene con lui, fuori per Falluca, prende il tiro da 3 punti, bomba Falluca, 9-7, buona circolazione, buona azione dentro e fuori. Rivali serve subito Singletary in post basso contro Falluca, poi Singletary fronteggia, prende il tiro cadendo indietro, canestro di Singletary. Può fare tante cose su un campo da basket in attacco, può attaccare il ferro ma può anche
prendere il tiro in allontanamento. Migliori, serve Falluca. Fuori per Richard. Ancora in post basso di Bonesio contro Singletary. Ormai il piano è chiaro. Bonesio tira cannelli dietro su Singletary. Il tiro è corto. A rimbalzo Richard e Bonesio si ostacolano. La palla è recuperata dall'Akmar. ...5-13 dal termine del primo quarto... ...11-7 Akmar... ...rivali in palleggio... ...inizia un nuovo gioco d'attacco... ...servendo Andrea Raschi... ...ribaltamento di lato che passa per le mani di Cicognani... ...e serve Singletary, poi Raschi in punta... ...Raschi va fino al ferro... ...fuori per rivali, circolazione perimetrale... ...Singletary va a attaccare il recupero di Migliori... ...a subirne il primo fallo personale... Con pazienza l'Akmar Ravenna ha trovato l'uomo libero. Poi Singletary ha letto bene la difesa attaccando il recupero di Migliori che ha dovuto spendere il suo primo fallo personale. Secondo fallo di squadra per la Bauer Matera. 11 punti messi a referto dall'Akmar in questi primi 5 minuti di gioco. 7 quelli della squadra lucchiana. Rivali con la rimessa laterale subito per Singletary che si butta dentro. Fuori per Rivali, sfidato al tiro da 2 punti. Il tiro non va, c'è un fallo a rimbalzo sanzionato a numero 10 Jordan Richard. Primo fallo personale di Richard su Cicognani a rimbalzo. Palla che rimane a disposizione dell'Akmar Ravenna. Rivali scambia con Cicognani nell'angolo. Holloway finta tiro da 3 punti, poi lo prende veramente. Gran canestro di Manuel Holloway che è in un periodo di forma stratosferico. Seconda bomba di serata di Holloway, 8 punti personale. Migliori da 3 punti, prova a rispondere. Bomba anche per Migliori. Le squadre si rispondono colpo su colpo. Migliori è un giocatore straordinario. Rivali va ancora da Holloway. Holloway fuori per Rivali. Raschi, Rivali. Va in zingata a subire la stoppata di Bonesio. Crea un po' di problemi d'attacco giallorosso. Dall'altra parte Falluca ha la mano caldissima anch'egli. Altra bomba di Falluca. Quarta bomba, se non andiamo errati, la serata di Matera. Anzi, due bombe di Falluca e uno di Migliori. 14-13. Singletary tiro sbaglia. Rimbalzo la preda di Falluca che lancia il campo aperto, fuori per Migliori, libero del 6-75. Altra bomba di Matera, terza bomba consecutiva, e c'è il time out obbligatorio di Cocciantimo Martino che vuole spezzare l'inerzia che sta passando nelle mani della Bauer Matera. Due bombe di Migliori e due bombe di Falluca. 3-40 al termine del primo quarto, 16 Matera, 14 Akmar Ravenna. Martino sa che deve assolutamente abbassare il ritmo del partito, perché se Matera corre è una squadra davvero temibile. Migliori si sta alternando con Bonesio in posizione di numero 3 e numero 4. È una squadra che può allargare il campo e è dotata di ottimi tiratori, come ha dimostrato in questi primi 6 minuti e 20 di gioco qui al Falacosta. E Ravenna soffre un po' queste difese inaugurate da Imola che battezzano Eugenio Rivali. 6-0 di parziale per la Bauer Matera in poco più di 30 secondi. Vediamo se ci sarà qualche cambio nelle due squadre. Fuori Rivali e Cicognani, dentro Tambone e Foiera. Foiera va a salutare calorosamente Franco Migliori. C'è Tambone ad agire in posizione di playmaker adesso al posto di Eugenio Rivali, e adesso la difesa non potrà più permettersi di battezzare il giovane Tambone. Raschi consegnato per Holloway, gioca a due. Holloway passa la parabola al centro dell'area, il ferro lo beffa, poi a rimbalzo la palla presa di Richard che serve subito Bonesio. Bonesio guida la transizione dei suoi, palla fuori misura per Migliori. Eccesso di zelo questa volta del capitano della Bauer, e palla persa
dà possibilità a Ravenna di attaccare per il pareggio, per il sorpasso con un tiro dai 6,75. Tambone attende l'uscita di Singletary, arriva Foyer a proporre il blocco, poi torna palla nuovamente per Tambone. Tambone accoppiato a Migliori, lo attacca al centro dell'area, scarica fuori per Foyera. Foyera cerca avvicinamento su Richard, gira sul perno, lo fa saltare, poi c'è un contatto che gli arbitri non giudicano falloso, contatto molto duro. Poi Grini fa saltare Tambone, cerca il contatto con Holloway. Gli arbitri puniscono la difesa dell'esterno maglia numero 5, il secondo fallo personale di Emmanuel Holloway. Protesta Foyera con gli arbitri. Fischio pesante gli arbitri con Grini. Anzi no, il fallo è stato fischiato a Matteo Tambone. Due tiri liberi a disposizione di Grini. Non sbaglia il fromboliere maglia numero 7. Dai, il massimo vantaggio a Matera, 17-14. 2:44 al termine del primo quarto. 2 su 2 di Grini. Ravenna deve trovare un canestro, si affiderà probabilmente a Holloway, il giocatore con la mano più calda in questo avvio. Raschi, la stella perimetrale, si va da Tambone. Tambone finisce a coperta Migliori, palla dentro l'area per Foyera. C'è un fallo di Richard, il secondo fallo personale di Richard, che era stato ben sigillato da Foyera. Il corso di Lorenzo manda sul cubo di Cambitaglia Bue, che prende il posto proprio di Richard. Fa il suo esordio in questa partita a Marco Tagliabue. Rimesso al fondo per Lachmar, anche la Bauer Matera con questo fallo esordisce il bonus, cambia anche per Lachmar. E Sceraschi esordisce in questa partita capitana Moni. Holloway attacca sul blocco di Foyera, ancora Holloway sfidato al tiro, bomba che non va a bersaglio, a rimbalzo l'ultimo tocco è di Matteo Tambone. Di Lorenzo chiama un cambio, manda in capo Baldasso al posto di capitano. Grande inizio di Bonessio, senza dubbio uno dei migliori del suo in questo avvio. In attacco Matera con Grini, punta per Tagliabue. Migliori attacca sul blocco di Tagliabue, ribaltamento lato per Baldasso, palla dentro per Tagliabue, buona circolazione di palla per Matera, poi Tagliabue sul raddoppio di Singletary non trova il canestro. Tambone è dall'altra parte, c'è un contatto di Falluca che manda per le terre Tambone, gli arbitri non fischiano. Protesta Martino e a ben d'onde questa volta, c'è stato un contatto quasi deliberato di Falluca che voleva spendere il fallo, gli arbitri non hanno fischiato. Protesta Martino, 1:45, più 4 a Matera, palla in mano, Migliori per Falluca. Non riceve Grini, palla persa, Falluca cerca di prendere il fallo su Singletary. Holloway va a depositare altri due punti, già in doppia cifra, 16-18. Prova a stare la pressione da tutto campo Tambone su Grini. E l'arbitro non perdona la difesa di Tambone, che poi protesta Martino, si vede saltare un fallo tecnico, secondo fallo personale di Matteo Tambone. Capite che stanno lasciando giocare sotto i canestri di Matera, non altrettanto nell'altra metà campo, non è contento il corso Ravennate di quello che ha visto fino a questo momento. Due tre liberi per Grini, per che Ravenna ha esaurito il bonus. E poi un tiro libero in possesso per Matera, 18-16 Bauer, 1:22 al termine del primo quarto. Si accende anche il palacosta mentre Grini è in lunetta con il primo dei due tiri liberi, che va a bersaglio più 3 Matera. Ancora Grini in lunetta, 6-6 fino a questo momento per il giocatore di Matera, che ha segnato solo dalla lunetta. Sempre Grini ad amministrare anche il libero del tecnico. Non sbaglia Grini, dà il massimo vantaggio a Matera, 21-16, 1:22 al termine del primo quarto. Vedremo se questo tecnico di Martino accenderà un po' la sua squadra, che
non ha iniziato esattamente nella maniera più accesa. Grini va da Baldasso in punta per Tagliabue, e ci riceve Grini, molto aggressivo su lui Tambone, se va da Migliori, salta lo scarico dentro per Tagliabue, il passaggio è fuori misura, anche perché Tagliabue non si era accorto dello scarico di Migliori. Il recupero della difesa giallorosso. Baldasso mentre pressiona tutto campo su Tambone. Tambone va a subire il primo fallo di Baldasso. C'è il bonus, però ci saranno due tiri liberi a disposizione di Tambone, che di esperienza è andato a conquistare due tiri liberi. Mentre Di Lorenzo decide che è giunto il momento anche di Caroldi, che prende il posto di Fallucca. Caroldi, Migliori, Grini, Tagliabue e Baldasso per Matera. Tambone, Holloway, Foyer, Ramoni e Singletary per Ravenna, con il rivale pronto a subentrare a Tambone in caso di realizzazione del secondo tiro libero. Tambone con un po' di fortuna realizza entrambi liberi e va in panchina, sostituito da Eugenio Rivali. 21 Bauer Matera, 18 Akmar Ravenna, quando mancano 62 secondi alla prima sirena. Caroldi ad agire in posizione di playmaker, doppio blocco alto, vada Migliori, Grini, Migliori propone il blocco per Grini, poi si apre per il pick and pop, errore della difesa giallorossa sul recupero di Holloway, Migliori che attacca col palleggio, resta il tiro che va a bersaglio, più 5 Matera. Undicesimo punto personale di Franco Migliori, già in doppia cifra. Holloway in punta alla Foiera, Rivali dentro l'area per Ramoni, attacca Franco Migliori, cerca l'avvicinamento, appoggia al vetro, due punti, 23-20, ultimi 20 secondi del primo quarto. Caroldi attacca Rivali, poi si accorge che non c'è praticamente discrepanza sul cronometro dei 24, per cui Bauer potrà tenere palla fino alla fine del quarto. Arriva Tagliabue a proporre il blocco, Caroldi vuole attaccare Rivali, c'è l'aiuto profondo di Foiera, poi palla dentro l'area per Tagliabue, buona difesa di Foiera, errore di Tagliabue, il rimbalzo di Singletary arriva proprio sulla sirena del primo quarto, i primi 20 minuti, i primi 10 minuti di gioco al Palacosta, e avanti Matera con il punteggio di 23-20. Il 4 su 5 da 3 punti è senza dubbio il dato che ha garantito il vantaggio ai Lucchini, con Migliori grande protagonista, già 3 bombe a bersaglio per lui, 1 su 1 anche di Fallucca, molto bene anche Grini che non ha segnato dal campo ma ha messo a referto 7 tiri liberi su altrettanti tentativi e 2 assist. In casa Akmar ci sono 10 punti di Emanuele Olo, il migliore dei suoi, 4 punti di Mike Singletary, 2 punti di Eugenio Rivali, Francesco Moni e Matteo Tambone. In casa Bauer, 11 punti di Migliori, ci sono 7 punti di Grini, 3 di Fallucca e 2 di Capitan Bonesio. Non può essere contento di quello che ha visto Martino nei primi 10 minuti da parte dei suoi, 23 punti concessi sono decisamente troppi per una squadra che fa della difesa, soprattutto sul suo parquet, la principale arma, la principale marca di forza. Oppure consegnare materiale a partire da sabato 7 febbraio alle ore 18. Due falli per Jordan Richard nelle file della Bauer, due falli per Matteo Tambone, una partita che è stata in parte nervosa a causa anche di un arbitraggio che ha scontentato un po' tutti. Sta per riprendere il gioco qui al Palacosta, ci sono Caroldi, Migliori, Tagliabue, Grini e Baldasso per la Bauer, mentre è ancora raccolta davanti a Cocciantimo Martino Lakmar. Presumibilmente dovrebbero esserci i rivali Holloway, Singletary, Amoni e Foiera, così è. I quintetti scendono in campo, i quintetti che hanno chiuso il primo possesso del secondo periodo sarà appannaggio della Bauer Matera, che comincerà il periodo con 3 punti di vantaggio e palla in mano, mentre Bonesio in panchina catechizza Richard. Rimessa affidata a Baldasso, che serve subito Caroldi,
cioè rivali a mettere pressione su Caroldi. Caroldi allora si libera del pallone servendo Baldasso. Amoni nega la ricezione migliore che poi riesce a ricevere il passaggio. Caroldi vuole attaccare rivali. Post basso di Tagliabue contro Foiera. Tagliabue cerca l'avvicinamento. Buona difesa di Foiera. Tagliabue è più bravo di lui. Deposita di mano destra i primi due punti della sua gara. Più 5 Matera, 25-20. Rivali. Serve Holloway. Fuori per Foiera. Va da Rivali. Rivali attacca Caroldi. E va a subire il primo fallo personale di Caroldi, che si fa trovare impreparato alto sulle gambe. Primo fallo personale del playmaker ex Fortitudo, rimessa dal fondo per Lachman Ravena con 14 secondi per andare al tiro. La eseguirà Eugenio Rivali. Rivali serve Foiera, che restituisce palla sul playmaker. Ancora Rivali sfidato apertamente al tiro da Caroldi. Amoni esce, prende il tiro dai 6,75 fuori misura, rimbalzo di Grini. Amoni con la mira un po' centrata in quest'ultimo periodo. Migliore sia proprio il pick and pop, va, attacca e recupero di Rivali. Primo fallo personale di Rivali. Numero 10 Rivali, primo personale, primo di squadra. La testa migliore. Rimesso Matera. Primo fallo personale di Eugenio Rivali. Protesta anche il coach di Lorenzo, che voleva due tiri liberi. Caroldi scambia con Tagliabue. 25-20 Bauer. Palla per Baldasso, che attacca e recupera di Singletary. Va fino al ferro e sbaglia un facile layup. Aveva fatto tutto bene il giovane ex Turino. Poi Rivali per Singletary già dall'altra parte. Si arrabbia tantissimo di Lorenzo quando... mentre Singletary va a inchiodare la schiacciata a una mano, che vale il meno 3. 25-22 Matera. Migliore in punta per Grini. Baldasso esce al limite dei passi, poi incrocia davanti a Singletary. Holloway si tuffa per facilitare il recupero di Rivali. Rivali si butta dentro. Basta. Con il contatto di Migliori va a segnare altri due punti. 4-0 di parziale Hackman. Il time out obbligato di coach Giampaolo Di Lorenzo, che vuole fermare questo momento negativo della sua Bau. Due belle cose l'Akmar nella metà campo difensiva, anche se a dire il vero il layup concesso a Baldasso era tutt'altro che difficile. Poi sul possesso successivo la difesa giallorossa è riuscita a forzare un recupero che ha portato a un canestro in transizione di Eugenio Rivali. Vale il meno uno. Stavamo ascoltando il timeout di Lorenzo, dove stava catechizzando Baldasso, che non ha esattamente avuto un grande impatto sulla partita. Tornano in campo le due squadre. Non ci sono cambi per la Bauer Matera. Anzi sì, Baldasso in panchina, sostituito da Capitan Bonesso. Per l'Akmar sempre Rivali, Holloway, Singletary, Amoni e Foiera. Caroldi Migliori, Grini e Tagliabue assieme a Capitan Bonesio per Matera, che attacca con un punto di vantaggio. Caroldi in palleggio, scambia con Migliori, ancora Caroldi, Migliori libero da tre punti. Altra disattenzione della difesa giallorossa e altra bomba di Franco Migliori, che è uno specialista del tiro pesante. Quarta bomba di serata in 11 minuti e 40 di gioco per Franco Migliori. Holloway per Rivali. Rivali attacca Caroldi, che lo sfida al tiro. Si va poi da Amoni, ultimi 4 secondi. Rivali arresta il tiro sullo scadere di 24. Ingenuità di Caroldi, che va a colpire il gomito di Eugenio Rivali mentre stavano per scadere i 24 secondi. Secondo fallo personale di Caroldi, che va in panchina sostituito da Fallucca. Rivali si stava trovando in una situazione piuttosto complicata, perché l'attacco giallorosso non aveva prodotto niente, stavano per scadere i 24. Due tiri liberi regalati da Caroldi a Rivali. Segna il primo libero Rivali. Il libero che vale il meno 3, 25-28. Dopo due minuti di gioco nel secondo periodo, comanda sempre la Bauer al palacosta. 2-2 di Rivali. Meno 2. Grini attacca sul blocco di Tagliabue,
poi ribaltellato passando per Migliori, Bonessio taglia poi, vorrebbe palla in post basso contro Poiera, invece la palla è per Bonessio che si butta dentro, tira cadendo indietro e sbaglia, rimasto di Poiera che tira subito palla a Rivali, Rivali in transizione chiude il palleggio, affida palla a Holloway, Holloway attende il blocco di Poiera, poi serve lungo Cesenate consegnato per Rivali, Rivali attacca fuori per Amoni, tira cadendo indietro, tiro difficile, rimbalzo in attacco di Rivali che deve forzare sullo scadere dei 24, altro rimbalzo in attacco di Rivali e altro canestro dalla spastatura di Eugenio Rivali che pareggia quota 28. Grini attacca sul blocco di Tagliabue, alza la parabola, va a bersaglio, primo canestro al campo ma nono punto personale per Grini, torna avanti Matera 30-28 quando se ne sono andati i primi 3 minuti di gioco del secondo periodo. Rivali intendeva dar palla a Fogliera in post basso, gli arbitri sanzionano un fallo in attacco di Charlie Fogliera, primo fallo personale di Charlie Fogliera. Palla recuperata dalla difesa di Matera, si spiegano Fogliera e l'arbitro mentre riprende il gioco. Green in palleggio, attacca sul blocco di Tagliabue, poi va da Migliori, Migliori attacca Amoni, ha un altro passo Franco Migliori, Amoni è aggressivo su di lui, poi Grini vuole attaccare Holloway, si butta dentro, alza la parabola e segna un altro canestro, decisamente un grande attaccante Josh Grini che è già in doppia cifra assieme a Migliori, 25 punti sui 32 della Bauer portano la loro firma. Holloway attacca Grini che questa volta si fa cogliere impreparato sulla partenza in palleggio di Emanuel Holloway, primo fallo personale di Grini, cambio per la Bauer, torna Jordan Richard al posto di Tagliabue, torna anche Giacomo Cicognani al posto di Fogliera, altro 4-0 di partita per la Bauer Matera, partita che prosegue a strappi. Ravenna col 4-0 aveva pareggiato, Matera col 4-0 sta provando nuovamente a allungare, Rivali attacca sul cambio difensivo, finisce accoppiato a Richard, vuole dare palla a Cicognani, posizione profonda di Cicognani che gira sul perno, poi Bonessio gli cava la sceglie, frastando i passi di Cicognani, portato a scuola da Daniele Bonessio che non sarà un giocatore per gli esteti della pallacanestro, ma sicuramente ha mestiere e intangibles, come direbbero gli americani. Proprio Bonessi dall'altra parte, serve palla a Palluca, Palluca fino al ferro, va a sbagliare sull'opposizione di Cicognani, poi Grini, palleggio restrittivo sul recupero di Holloway, non è fortunato perché il ferro lo beffa, il rimbalzo di Singletary e serve subito Eugenio Rivali. Ravenna fino a questo momento non ha avuto niente dai suoi lunghi. Holloway sul cambio difensivo finisce accoppiato a Falluca, allora si va da Cicognani in punta, consegnato per Rivali che prende il tiro da 3 punti, bomba di Eugenio Rivali che fa esultare Martino Bottaro dalla panchina, Rivali completamente sfiduciato, Migliori già dall'altra parte, palleggia resta il tiro in luneta, va a subire il fallo di Francesco Amoni, primo fallo personale, 2 tiri a disposizione di Migliori, mentre va in panchina Holloway sostituito da Tambone. 5-17 al termine del primo tempo, 32 Matera, 31 Ravenna, con Migliori pronto in lunetta per convertire 2 tiri liberi. Rivali con un po' di fiducia ha trovato il tiro dei 6-75, mentre Migliori non sbaglia dalla lunetta, grandissimo tiratore Franco Migliori, 75% dalla lunetta. Migliori con un altro tiro libero che può dare nuovamente il più 4 alla Bauer. Non sbaglia Franco Migliori. 16° punto della sua serata. Ha già praticamente raggiunto la sua media realizzativa in questo scorcio di stagione in maglia bianco-blu. Amoni, Cicognani, Singletary, Rivali. Amoni consegnato per Singletary, ultimi 7 secondi. Singletary attacca Migliori. Va
subire la stoppata di Jordan Riso. Bonesio già dall'altra parte, Grini va a commettere infrazione di passo in partenza. Graziata Ravenna in questo frangente. Le alchimie difensive di Di Lorenzo stanno inceppando più di qualche meccanismo in casa Akmar. Ravenna attacca con 3 punti da recuperare, 4:45 al termine del primo tempo. Tambone restituisce palla a Rivali. Rivali a copiata migliori, prende spazio. Arresto e tiro di Rivali in faccia migliori. Non va a bersaglio, rimbalza di Grini. Lancia in campo aperto Bonesio. Bonesio attacca e recupera il Singletary, fuori per Fallucca. In ritmo, il tiro a corto, il rimbalzo di Tambone. Pronto a tornare Raschi. Singletary di potenza va a sbagliare sull'opposizione di Fallucca. Poi Bonesio guida la transizione dei suoi. Bonesio va a sfondare su Eugenio Rivali. Protesta Bonesio, ma con grande mestiere Eugenio Rivali si è messo sulla direttrice di penetrazione di Daniele Bonesio. Primo fallo personale di Daniele Bonesio. Va in panchina Boni, sostituito da Raschi. Protesta anche il coach Di Lorenzo per questo fischio davanti alla nostra postazione. 4:10 al termine del primo tempo, 34 Bauer Matera, 31 Akmar, che insegue praticamente dai primi minuti della gara dopo un 7-0 iniziale effimero. Di fatto è sempre stato costretto a inseguire. Arresto e tiro di Tambone, il ferro lo beffa, a rimbalzo Rivali strappa le palle dalle mani di Richard. Altra giocata di furbisti e di esperienza di Eugenio Rivali. Tambone si butta dentro, fuori per Singletary da 3 punti, il ritmo è un buon tiro. Altro rimbalzo d'attacco di Rivali, e poi va per Singletary che va a subire il fallo di Jordan Richard. Era andato per la grande schiacciata Singletary. Il fallo è di Bonesio e non è di Richard, secondo fallo personale del capitano della Bauer. E 2 tiri liberi a disposizione di Mike Singletary. Diamo un'occhiata alle statistiche per capire quanti rimbalzi abbia preso già Eugenio Rivali. 3 rimbalzi, 3 assist, oltre a 11 punti nella sua partita fino a questo momento. Sbaglia il primo libero Singletary, il primo errore della partita dell'Akmar. Uno su due di Singletary, c'è un cambio nella Bauer. Qua in panchino Fallucca, sostituito da Baldasso. Ravenna a meno 2, 34-32. Incita i suoi Martino. Green in palleggio. Ne vale a mettergli pressione. Green ancora in palleggio, serve il rischio di Migliori che tira cadendo indietro. Altro canestro principesco di Migliori. Un giocatore fino a questo momento inarrestabile. 18 punti personali di Franco Migliori. Post basso di Raschi, proprio contro Migliori dall'altra parte. Rivali fa saltare Bonesio, alza la parabola, c'è il contatto con Richard, non c'è il fallo. Baldasso in transizione per Grini, si vuole isolare contro Raschi. Arresto e tiro da 2 punti, canestro di Grini, time out chiesto da Antimo Martino. Arbitraggio che sta scontentando un po' tutti. E Jordan Richard non sarà un grande attaccante, ma in difesa sta condizionando più di un possesso dell'Akmar. Anche in questo caso è andato a ostacolare il tiro di Eugenio Rivali, che aveva ultimamente attaccato il recupero di Bonesio. Certo, guardando le statistiche di questo primo tempo, sono 2 i dati che saltano all'occhio. I 18 punti di Franco Migliori in 15 minuti di gioco, con 6 su 7 dal campo e 4 su 5 dalla linea dei 6,75. Gli 11 punti di Josh Green, silenziosi, anziché no, con 4 rimbalzi e 2 assist. In casa Akmar, 2 giocatori in doppia cifra, Rivali e Holloway, e poco altro. No, per una squadra che ha avuto ben poco dalla panchina. Oltre a 11 punti di Rivali e Holloway, ci sono anche 7 punti per Mike Singletary. 2 a testa per Amoni e Tambone. Serve qualcosa più all'Akmar per cercare di rientrare in partita. Per Materazzo ci sono 18 punti di Migliori, 13 di Richard che in 2, e di Grini che in 2 hanno combinato quasi come l'intero fatturato dell'Akmar.
3 punti per Falluca, 2 la testa di Bonessio e di Tagliabue, con Bonessio che però ha avuto un impatto molto più importante di quello che dicono le statistiche sulla partita. Non ci sono cambi nelle squadre. Raschi, Singletary vorrebbe palla in post basso contro Baldasso, la riceve, va a attaccare sulla linea di fondo, va a segnare con il fallo di Baldasso, secondo fallo personale del giovane maglia numero 11. Si dispera di Lorenzo con il suo giovane che davvero non ne ha infilata una in questo primo tempo. Singletary pronto con il tiro libero supplementare. Singletary che va a bersaglio, porta la bene a meno 3, 35-38 quando mancano 2:45 al termine del primo tempo. Un primo tempo tutto a tinte bianco-blu, visto che è sempre stato avanti la Bauer a parte i primi 2 minuti di gioco. Migliori contro Raschi, serve Grini, blocco diagonale, Baldasso esce in punta, guardato a vista da Tambone, ultimi 5 secondi, Grini dovrà inventare, Rivali con la gran difesa su Grini, lo induce allo sfondamento, altra giocata importante di Eugenio Rivali, che non starà trovando il canestro con continuità, ma sta facendo un sacco di cose importanti, secondo sfondamento consecutivo, subito dal playmaker pesarese, Ravenna che può attaccare con un possesso importante per avvicinarsi ulteriormente. Rivali in palleggio per Raschi, Cicognani va da Singletary, taglio diagonale di Raschi, esce in punta Tambone mentre va per le terre Grini, Rivali al centro dell'area, fuori per Raschi da 3 punti, in ritmo, bomba di Andrea Raschi che vale la parità, quota 38. Serabe Di Lorenzo che voleva un fallo per un blocco, fallo su Grini. Raschi ha trovato una tripla capitalizzando il vantaggio preso dall'attacco giallorosso. Dall'altra parte Richard va a depositare i primi 2 punti della sua partita sulla dormita difensiva di Cicognani. Rivali chiude il palleggio, serve Tambone. Tambone vuole dare palla in post basso a Singletary, che post basso contro Baldasso, fuori per Tambone da 3 punti. Il tiro è cortissimo, a rimbalzo salva Raschi ma nelle mani di Richard. Poi palla subito per Grini, nell'angolo per Baldasso, gli si era la palla persa, poi si salva servendo Grini. Grini contro Tambone, attacca sul blocco di Richard. Grini gira l'angolo, ma limite dei passi, va da Baldasso nell'angolo da 3 punti, è importante, la mette, primo segnale di vita di Baldasso, e altro 5-0 di parziale di Matera che scava un nuovo parziale di 5 punti di vantaggio, 43-38 Matera. Raschi attacca migliore, va a subire il secondo fallo personale. Fallo numero 53. 2 tiri liberi per Andrea Raschi. Va in panchina Matteo Tambone per l'acqua, sostituito da Holloway. Pronto a entrare anche Falluca. Uscirà Franco Migliori, esatto, proprio così. Rientra Falluca, 61 secondi al termine del primo tempo, sempre avanti Matera, 43-38, pronto Andrea Raschi con 2 tiri liberi in lunetta. Segna il primo libero Raschi, meno 4 Ravenna, 43-39, quarto punto personale della partita del giocatore ex Chieti. 2-2 di Raschi, un possesso tra le due squadre quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco al Palacosta, ovviamente nel primo tempo. Grini, serve Falluca, ribaltamento lato per Richard, esce Grini, in anticipo su di lui Holloway, Richard sfidato al tiro lo prende, il tiro è cortissimo, ribalto di Singletary, errore tattico qui del giocatore di Matera. Raschi è già dall'altra parte, contro di lui Bonessi, allora si va da Rivali, Rivali ha copiato Baldasso, palla per Holloway, arriva il pick and roll di Cicognani, c'è il fallo di Grini, terzo fallo e quarto fallo a Josh Green, terzo e quarto fallo, fischiata pesantissima del direttore di gala che su un contatto veniale ha punito Grini prima con un fallo personale, poi sulle proteste
gli ha affibbiato un fallo tecnico pesantissimo, il quarto fallo personale di Greeny, mentre Holloway in lunetta con due tiri liberi a disposizione. Poi ci sarà il libero per 2 su 2 di Holloway per il fallo di Greeny, poi ci sarà un libero per il fallo tecnico. Va a bersaglio 3 su 3 di Holloway, pareggio a quota 43 l'Akmar, quando mancano 30 secondi e 9 decimi al termine del primo tempo. Azione che può cambiare di fatto l'inerzia della partita, dei rivali per Raschi, Cicognani, Singletary, Raschi, circolazione perimetrale per l'Akmar, Raschi attacca sul blocco di Cicognani, sul cambio difensivo Raschi finisce accoppiato a Richard, prende spazio per attaccarlo, Raschi batte, scarico nelle mani di Baldasso, c'è un fallo speso da Raschi per fermare la transizione di Matera. 9 secondi e 9 decimi al termine del primo tempo, mentre Di Lorenzo manda sul cubo dei cambi migliori. Prima però ha chiamato time out per organizzare l'ultimo gioco d'attacco. Esce Bonessio, dovrebbe rientrare migliori. La rimessa è affidata a Baldasso. Stiamo cercando di capire cosa sta disegnando Gian Paolo Di Lorenzo. Verosimilmente mi verrebbe da pensare che il tiro lo prenderà Franco Migliori, che fino a questo momento ha avuto la mano rovente. Un solo errore dal campo e 18 punti in una partita straordinaria. Proprio così, cioè Migliori al posto di Bonessio per la Bauer, che avrà 9 secondi e 9 decimi per tornare avanti. C'è anche Caroldi al posto di Greeny. Quindi ricapitoliamo: Caroldi, Fallucca, Baldasso, Migliori e Richard per la Bauer. Cicognani, Raschi, rivali, Singletary e Holloway per l'Akmar, che allunga la difesa tutto campo. La palla va per Caroldi contro i rivali. 7 secondi, 6 secondi. Caroldi attacca sul blocco di Richard. Caroldi tira l'angolo. Va per lettere, perde palla. Holloway sullo scadere del primo tempo. Per Raschi, oltre la sirena del ventesimo. Chiude qui il primo tempo. Perfetta parità al Palacosta, 43 pari, con l'Akmar che ha riacciuffato proprio in chiusura di tempo la parità sfruttando un fallo tecnico sanzionato da Josh Greeny. Dal Palacosta per questo primo tempo è tutto, a risentirci per i secondi 20 minuti, tutti da vivere. Tutto pronto al Palacosta per questo secondo tempo tra Akmar, Ravenna e Bauer Matera. Si ricomincerà dalla parità, 43 pari nei primi minuti di gioco, 20 minuti che hanno visto stare avanti a lungo la Bauer Matera, raggiunta solamente nel finale dall'Akmar, che ha capitalizzato al meglio un fallo tecnico con sanzionato Josh Greeny, uno dei migliori dei suoi nel primo tempo, assieme a uno straordinario Franco Migliori da 18 punti con 6 su 7 dal campo. Già in campo i due quintetti, Ravenna si schiera con rivali Holloway, Raschi, Singletary e Cicognani. Per Matera, Fallucca, Migliori, Richard, Bonessio e Caroldi. Primo possesso del terzo quarto che sarà appannaggio dell'Akmar Ravenna. L'arbitro consegna la palla nelle mani di Andrea Raschi. Tutto pronto per il terzo periodo qui del Palacosta, iniziato in questo momento.
Rivali in palleggio contro Fallucca, serve Singletary, corre sulla linea di fondo, Holloway riceve, arriva Cicognone per fuori il pick and roll, Holloway chiude il palleggio, va da Raschi, circolazione perimetrale per l'Akmar, rivali, va da Raschi un po' spasso, c'è il fallo di Fallucca che era stato tagliato fuori da Andrea Raschi, di esperienza contro la gioventù di Fallucca, secondo fallo personale per Fallucca. E gioco che riprenderà con una rimessa laterale per la... con 14 secondi per andare al tiro. Raschi, rivali, rivali attacca sul blocco di Cicognani, all'inizio per Cicognani che sposta Richard, poi va di mano sinistra a depositare i primi due punti della sua partita, molto ben fatto, primo segno di vita di Giacomo Cicognani. Akmar che torna avanti 45-43, Richard che nell'intervallo sembrava avere un problema alla mano qui nella postazione vicino a noi. Bonessio attacca Cicognani, poi va da Richard, prende il tiro cadendo indietro, è un mattone, rimbalzo di Holloway, Holloway in transizione per Singletary, c'è la posizione di migliore, c'era, voleva l'infrazione di passi Giampaolo Di Lorenzo. Holloway attacca di nuovo sul blocco di Cicognani, prende la respingita di 6 metri, canestro di Emanuele Holloway che sale a quota 15, 4-0 di Ravenna per iniziare il terzo quarto. Mentre Di Lorenzo chiama Tagliabue, probabilmente Richard non riesce a giocare, Caroldi si butta dentro, poi scarica per Bonessio che prende il palleggio, resta il tiro corto, rimbalzo di Singletary che vuole correre, Singletary ha accoppiato a Caroldi, butta palla nell'area per Raschi in post basso contro Migliori, Raschi cerca l'avvicinamento, fuori per Rivali, attacca l'area, Rivali poi decide di riaprire il gioco. Post basso di Singletary contro Caroldi, Singletary tira cadendo indietro, più a lungo, rimbalzo Cicognani sulla testa di Richard, poi va fuori per Singletary, nuovamente per Holloway, finta il tiro, fa saltare Bonizio, cerca uno scarico fuori misura per Raschi, ancora Holloway, fuori per Rivali, ultimi due secondi, dovrà forzare sulla sirena di 24, sbaglia, rimbalzo di Franco Migliori, che è già dall'altra parte, in palleggio, attacca Raschi, finta il tiro, poi decide di servire Caroldi, si va da Fallucca, post basso di Bonessio, raddoppiato, Bonessio attacca Cicognani, va a subire il suo secondo fallo personale, due tiri liberi a disposizione del capitano della Bauer, mentre va in panchina Richard sostituito da Tagliabue. Il problema alla mano potrebbe essere più grave di quello che pensavamo. C'è una intesa tra coach Di Lorenzo e Richard che va a sedersi a fianco al suo connazionale Greeny. Bonessio segna il primo libero, meno 3 Matera che adesso schiera un quintetto tutto italiano, 2 su 2 di Bonessio, meno 2 Bauer, 4-7 Ravenna, 4-5 Matera. Arriva in palleggio, supera la metà campo, si va da Holloway, Holloway attacca sul blocco di Cicognani, alza la parabola e segna altri due punti di Emanuele Holloway, punto numero 17 della partita dell'esterno dell'Akmar. Caroldi va da Tagliabue, ribaltamento di lato per Fallucca, aggressivo Holloway, oltre il consentito, va a spendere il suo secondo fallo personale. Secondo personale, secondo di squadra per l'Akmar. Regressa Bauer. Mentre Bonessio catechizza i suoi compagni di squadra. Una rimessa laterale per la Bauer, 7:23 al termine del terzo quarto, più 4 Ravenna, 49-45. Caroldi scambia con Tagliabue. Ancora Caroldi, va da Bonessio che sta cercando di prendersi la squadra in mano. Caroldi, ancora Bonessio, vuole attaccare Cicognani. Raddoppiato fuori, c'è quella stella perimetrale, si va da Fallucca sulla scadere di 24. Il tiro è buono ma sbagliato. Rimbalzo di attacco di Migliore che poi tira senza esitare. Questa volta sbaglia. Rimbalzo di Raschi che affida palla a Rivali. Rivali per Raschi, attacca e recupero di Migliore. Fuori per Raschi. Dentro l'area da Cicognani. Passo di incrocio di Cicognani, che canestro di Giacomo Cicognani, come nella partita con Latina sta mettendo in piedi un ottimo terzo quarto. Fallucca attacca Holloway, scarica fuori per Bonessio, sul bastone che trova libero Caroldi, palleggio adesso il tiro ben fatto e realizzato, fino al ferro a trovare due punti facili facili, dormita difensiva della Bauer che fa infuriare coach Di Lorenzo.
di Lorenzo che manda sul cubile dei chiami Baldasso. 53-47 Ravenna, 6-13 al termine del terzo quarto, si butta dentro Caroldi, fuori per Falluca che attacca Rivali, lo scippa, recupera perfezionato da Holloway, mentre va per le terre Singletary, colpito da Bonesio. Holloway tiene vivo il palleggio, affida palla a Rivali. Rivali si butta dentro, fuori per Raschi, circolazione perimetrale, si va da Singletary, ultimi 7 secondi, 6 secondi. Singletary incrocia davanti ai migliori, lo manda per le terre, va a segnare un altro canestro di onnipotenza fisica, più 8 Ravenna. Migliori va a protestare a muso duro con l'arbitro, più 8 Ravenna, massimo vantaggio, 5-43 al termine del terzo quarto, time out obbligato di coach Di Lorenzo che vuole fermare l'emorragia. Abbiamo cambiato le statistiche fino a questo momento, ci sono 18 punti migliori, 13 di Grini per Matera, 4 per Bonesio, 3 a testa di Falluca e Baldasso, 2 di Caroldi, Tagliabue e Richard. In casa Akmar ci sono 17 punti di Holloway, 14 punti di Singletary, 11 di Rivali, 3 giocatori in doppia per l'Akmar, 5 di Raschi, 4 di Cicognani, 2 a testa per Amoni e Tambone. Mentre Bonesio prova a scuotere i suoi durante i time out, arrabbiatissimo il capitano della Bauer, un po' di nervosismo nelle file della Bauer. Caroldi, Baldasso, Bonesio, Tagliabue migliori per la Bauer, Rivali, Holloway, Singletary, Raschi e Cicognani per l'Acma. Matera con un possesso importante affidato a Mattia Caroldi, esce, riceve i migliori, si va da Bonesio, posto basso di Tagliabue che va a segnare quarto punto personale, voleva anche il fallo di Lorenzo, non dello stesso opinione degli arbitri. 5-5-4-9, Rivali, serve Raschi, Cicognani in punta, ribaltellato per Singletary, taglio di Raschi non riceve, si va invece da Holloway a Ricciolo, fuori per Rivali, libero, il ritmo da tre punti, bomba di Eugenio Rivali che ci ha preso gusto pisciando il canestro del primo tempo, punto numero 14 di Eugenio Rivali. Akmar al nuovo massimo vantaggio, 58-49. Tagliabue prova a rispondere a Rivali a tre punti, canestro dai 6-75 del primo Tex Latina, vale il meno 6, 5-8-5-2. Matera non vuole mollare la partita nonostante l'assenza dei suoi due americani, post basso di Singletary contro Baldasso, fuori per Rivali, ripost per Singletary che va nonostante i corazzi col contatto a sbagliare, già dall'altra parte Matera, c'è un fallo fischiato a Raschi su Migliori, protesta Singletary che voleva un fallo, forse le proteste di Lorenzo hanno fruttato qualcosa perché il contatto era stato piuttosto duro sotto il canestro di Matera. Caroldi scambia con Tagliabue, taglio diagonale di Migliori, altro fallo fischiato all'Akmar, sempre a Raschi su Migliori, terzo personale di Andrea Raschi. Torna Amoni, mentre Migliori va a dire qualcosa al pubblico. Pronto a tornare Francesco Amoni al posto di Andrea Raschi. L'Akmar ha già esaurito il bonus, un solo fallo di squadra per Matera. 4-25 al termine del terzo quarto, più 6 Ravenna, palla in mano alla Bauer. Caroldi va da Migliori, da tre punti. Sbaglia, rimasto i Rivali, guida la transizione dei suoi, fuori per Holloway da tre punti, il ritmo, il tiro è corto, ha rimasto la palla fredda di Caroldi, corre Bonesio, lo serve Caroldi, si protegge con il ferro, va a trovare un gran canestro il capitano della Bauer, vale il meno 4, 5-8, 5-4. Rivali, Holloway attacca sul blocco di Cicognani, Holloway gira l'angolo, va da Amoni, prova a mettersi in partita il capitano giallorosso, errore di Amoni,
Baldasso strappa dalle mani dei rivali il rimbalzo, poi Caroldi guida la transizione dei suoi fuori per Baldasso, ancora Caroldi. Bonessio sta per tornare Charlie Foiera. Bonessio accoppiato a Cicognani, lo vuole attaccare, l'incrocio davanti, poi va a subire il fallo di Eugenio Rivali che regalerà due tiri liberi al capitano della Bauer. Torna Foiera per Cicognani, secondo fallo personale di Rivali. 3-34 al termine di un terzo quarto molto intenso. Ravenna avanti ma non riesce a strappare del tutto la partita. E Bonessio è in lunetta con i due liberi per il potenziale meno due. Segna il primo, Matera non ha praticamente mai sbagliato la lunetta. Anzi, togliamo il praticamente, 12 su 12, partita perfetta degli uomini di Lorenzo alla lunetta. Altro 2 su 2 di Bonessio, 5-8-5-6, Ravenna adesso deve trovare un canestro per sbloccarsi. Rivale in palleggio. Saltare Caroldi, arresta il tiro della media a bersaglio, ingenuità di Caroldi che ha consentito una facile jump shot a Emanuele Holloway. Torna a segnare Lachmar, 4 punti di vantaggio. Caroldi va da migliori, attacca Amoni, l'arbitro punisce ancora la difesa di Amoni, secondo fallo di Francesco Amoni. Adesso va bene, non può, si vede sanzionare tutti i contatti. Due liberi a disposizione dei migliori. Lo specialista segna il primo, meno tre Matera che si sta tenendo in partita con i tiri liberi. Sbaglia il secondo libero migliore, rimasti da Monica, serve subito ai Rivali, mentre è pronto a tornare anche Matteo Tambone. Singletary attacca sul blocco di Foiera, scarica dentro l'area per Amoni, fuori per Holloway, da tre punti, in ritmo, bomba di Emanuele Holloway che ha letteralmente preso fuoco in questo terzo quarto, 22 punti per lui, 9 punti nel solo terzo quarto. E c'è anche un fallo tecnico sanzionato a Bonessio per le eccessive proteste. Torna Tambone al posto di Eugenio Rivali. Terzo fallo personale di Daniele Bonessio. C'è Amoni pronto ad amministrare il libero del tecnico. Probabilmente voleva... Amoni segna il libero del tecnico. Probabilmente Bonessio protestava perché voleva lo sfondamento di Singletary. Un fallo tecnico preso da Bonessio in un momento cruciale della partita, in cui la Bauer probabilmente non aveva di che protestare, visto che Ravenna era in bonus già da diversi minuti e stava capitalizzando dalla lunetta con discreta continuità. Ravenna adesso è tornato avanti di 7 punti con la palla in mano, 6-4-5-7 quando mancano 2-44 al termine del terzo quarto. C'è Tambone in attacco alla giro in posizione di playmaker, Foiera, Singletary, Amoni, nuovamente Singletary, arresto e tiro, corto, rimbalzo, Foiera cercava la deviazione, c'è il contatto falloso di Tagliabue. Tagliabue al suo primo fallo personale, mantiene possesso offensivo l'Akmar e riprenderà il gioco con una rimessa dal fondo per Tambone. Esce di Sevi Amoni e restituisce palla a Tambone. Arriva Foiera per il pick and roll, Tambone estende il blocco, poi si palleggia su un piede. Palla persa di giovane scuola Virtus Roma. E quando mancano 2:20 la Bauer ha un possesso importante per accorciare. 6-4 Ravenna, 5-7 Matera. Deviazione di Tambone sul passaggio per Migliori, poi la palla giunge comunque a Franco Migliori che scarica nell'angolo per Baldasso da tre punti. È importante ma sbaglia, rimbalzo di Singletary. Guida la transizione dei suoi, Singletary cerca l'isolamento contro Baldasso, poi va da Amoni. Amoni serve Foiera, circolazione perimetrale adesso per Ravenna.
Holloway attacca Bonesio, poi Tambone attacca Caroldi, arresto e tiro, poi passa, anzi passa l'incrocio di Tambone, bel canestro di Matteo Tambone che mette il suo quarto punto personale, vale il più 9 Ravenna, 6-6-5-7. Caroldi attacca Tambone, si butta dentro, c'è un contatto, non c'è il fallo, c'è il rimbalzo attacco di Migliori che tira e sbaglia, rimbalzo di Amoni, Tambone, mentre Di Lorenzo manda in campo, anzi sul cubo di cambio nuovamente Josh Green, capisce che il momento della partita è decisivo, picchia un po' di Foiera che prende il tiro da tre punti importante, però lo beffa, rimbalzo di Migliori, Migliori affida palla a Bonesio, Bonesio in transizione quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto del terzo quarto. Caroldi ha copiato Amoni, prende l'arresto e tiro difficile, infatti sbagliato, rimbalzo di Foiera, brutta lettura questa volta di Caroldi che avrebbe dovuto attaccare il ferro mentre si asciuga il parquet. Tambone serve Amoni, Foiera single carry, colpo diagonale per Amoni, Migliori capisce le intenzioni dell'attacco giallorosso, vede il passaggio per il capitano giallorosso, cambio per la Bauer, esce Caroldi, torna Grini, mentre Ravenna avrà a disposizione una rimessa al fondo con 7 secondi per andare al tiro. Holloway dal fondo, ricciolo di Tambone che non riceve, si va da Foiera, Foiera affida palla a Holloway che tira senza esitare, bomba! Quarta bomba della serata di Holloway, 12° punto del suo terzo straordinario periodo, e Ravenna per la prima volta nella gara raggiunge la doppia cifra di vantaggio 6-9-5-7. Grini prova a rispondere, va a tirare contro le braccia protese di Foiera, ribalta poi il lato per Migliori, da tre punti stoppato da Holloway, e recupera per questa tra Singletary. C'è un fallo sanzionato a Migliori, anzi no. Il fallo è stato segnalato al numero 32, non c'è un numero 32 in cambio per la Bauer, secondo me il fallo era di Migliori. Il fallo, proprio così, il fallo è di Migliori sul recupero di Singletary, è il terzo fallo personale di Migliori. Non si capacita Migliori del fallo fischiato a lui, c'è un cambio nella fine della Bauer, esce Migliori sostituito da Fallucca. Incredulo Migliori che va in panchina per questo ultimo possesso del terzo quarto, un terzo quarto da 26-14 fino a questo momento. Holloway gioca col cronometro, arriva il blocco di Foiera, ultimi 7 secondi, Holloway attacca il cuore dell'area, fuori per Singletary, libero Amoni nell'angolo a 3 punti, sbaglia anche questa, Grini sulla sirena del terzo quarto non riesce a tirare, si chiude il terzo quarto, gioca il palacosta, Ravenna ha provato a dare una spallata piuttosto decisa alla partita grazie allo straordinario terzo quarto di Emmanuel Holloway, autore di 12 punti nei soli terzi 10 minuti. Oltre ai 25 di Holloway ci sono 14 punti con 7 assist e 5 rimbalzi di Eugenio Rivali, 14 punti anche per Singletary, 5 punti di Raschi, 4 a testa di Cicognani, molto bene nel terzo quarto, 4 punti anche per Tambone, 3 punti di capitano Amoni, Casa Bauer che piuttosto limitata a causa dei falli, ci sono 19 punti di Migliori che si è un po' fermato, 13 punti di Grini, 8 punti di Bonesio, 7 di Tagliabue, 3 di Fallucca e Baldasso, 2 di Caroldi e Jordan Richard che probabilmente non prenderà più parte alla partita visto che ha riportato un problema alla mano destra, la situazione dei falli è critica per la Bauer che ha 4 falli con Josh Grini, 3 con capitano Bonesio e Migliori. In casa Akmar c'è solo Raschi e quota 3 penalità. Di Lorenzo sta chiedendo ai suoi di metterci il cuore per cercare di rientrare in partita, vedremo se sarà sufficiente. Tornano in campo le due squadre, la Bauer con Grini, Tagliabue, Fallucca, Baldasso e Bonesio. Probabilmente la Bauer comincerà a zona.
Ravenna invece con Tammone, Holloway, Foiera, Singletary e Amoni. Primo possesso del quarto che sarà per la Bauer Matera. All'andata ha vinto i giallorossi, vendicando sportivamente parlando la sconfitta su nella gara Capitale della Cultura 2019. I primi minuti del quarto quarto saranno decisivi per capire se la Bauer riuscirà a rientrare in partita o se la spallata dell'Akmar sarà stata definitiva. Tagliabue va da Baldasso, corre e non riceve Falluca, riceve invece Grini. Grini attacca sul blocco di Tagliabue, fuori per Bonessio, dentro l'area per Tagliabue che ha con esperienza sigillato Foiera, andato a subirne il secondo fallo personale. Bella giocata di Marco Tagliabue con esperienza, tenuto fuori Foiera. Rimessa al fondo per la Bauer, Grini, serve Falluca che esce servendo Bonessio, ancora Grini, inseguito da Tambone, blocco di Tagliabue, fuori per Bonessio che attacca e recupera di Amoni, poi si allarga per attaccare gli ultimi 5 secondi. Bonessio, forse sbaglia, rimbalzo di Singletary per Amoni, fino al ferro a sbagliare, rimbalzo di Foiera, controlla Grini. Tambone ferma la transizione della Bauer con un fallo. È il suo terzo fallo personale. Intelligente il fallo di Tambone che ha fermato la transizione dei suoi. Anzi, ha fermato la transizione degli avversari. 9-22 al termine della partita. Sempre più 12 Akmar, 6-9-5-6 Grini. Attacca sul blocco di Bonessio. L'arbitro punisce un'altra volta la difesa di Tambone. Quarto fallo di Tambone. Volevano il tecnico dalla panchina di Matera. Quarto fallo personale di Matteo Tambone. Contatto piuttosto veniale, a dire il vero. Così come lo era stato quello di Grini, che ha originato il suo tecnico. Su Grini adesso c'è Holloway. Grini attacca il cuore dell'area. Poi fuori per Falluca. Si butta dentro. Mano sinistra. Va a sbagliare. Rimbalzo. Si lotta. Ancora Falluca. Poi si tuffano tutti. La palla è recuperata da Bonessio che serve Grini. Segni di intensità. Grini si butta dentro. Fuori per Falluca. Ancora Falluca. Cerca l'avvicinamento su Holloway. Poi tira cadendo indietro. Il ferro lo aiuta, anzi non lo beffa. Poi l'ennesimo rimbalzo di attacco di Bonessio. La tripla di Baldasso fuori misura. Rimbalzo questa volta di Holloway. Sotto Singletary. Strappa la palla nelle mani di Grini. Sbaglia, poi c'è il rimbalzo di attacco di Foiera che corregge definitivamente l'errore dei suoi. Di Lorenzo manda sul cubo di cambio Marco Cucco. Baldasso, posizione profonda di Tagliabue contro Foiera, fuori per Falluca dall'angolo. Bomba di Matteo Falluca che vale il meno 11, 71-60, 8-10 al termine della partita. Tambone, va da Amoni, Foiera, Singletary, Tambone in punta, attacca sul blocco di Foiera, fuori per il pick and pop di Foiera, ancora dei 6-75, fuori misura, rimasto di Tagliabue, serve subito Grini. No, tira da dietro al blocco di Tagliabue, tiro è completamente fuori misura. Un airball che non vede neanche il ferro. Esce Baldasso sostituito da Cucco, torna Eugenio Rivali che prende il posto di Manuel Holloway. Autore di un terzo quarto straordinario anche oggi, percentuali importanti per Holloway che ha sta tirando con 4 su 6 da oltre l'arco dei 6-75. Si arriva alla riposizione di playmaker, serve Singletary, arriva Foiera a proporre il pick and roll. Singletary va dall'altra parte, scarica per Rivali, poi fuori per Foiera, altra bomba di Foiera, altro ferro, poi è rimasto l'attacco di Rivali, altri due punti per Eugenio Rivali, quarto rimbalzo l'attacco di Rivali e sale a quota 16 punti realizzati. Cucco, serve Bonessio. Bonessio attacca l'area, poi tiene vivo il palleggio, scarica dentro l'area per Tagliabue, c'è cioè il fallo di Eugenio Rivali, fallo numero 3 di Eugenio Rivali,
quarto fallo di squadra per l'Akhmar. Fallo numero 10, rivali. Terzo fallo personale, quarto di squadra, quando sono esaurito per l'Akhmar. Due tiri liberi a disposizione di Marco Tagliabue. È già quarto di squadra. Tagliabue lunetta con due tiri liberi. L'Akhmar ha esaurito il bonus molto presto in questo quarto periodo. Meno 12 per la Bauer con il tiro libero realizzato da Tagliabue. 2 su 2 di Tagliabue, molto educata e difesa allungata a tutto campo per la Bauer. Arriva lì, supera in palleggio la metà campo, poi prova a si mettere sotto canestro. C'è il contatto, c'è il canestro di Mike Singletary che vale il nuovo più 13, 7-5-6-2. Cucco attacca Tambone, poi trova Bonessio che attacca il recupero di Amone. Altro fallo fischiato al capitano giallo rosso. Terzo fallo personale. Fallo numero 7 Amone. Terzo personale, fallo si è esaurito nell'arena. Due liberi per Bonessio. Due terribili per Bonessio. Mentre Singletary chiede un appoggio dei suoi. Fra poco di Lorenzo probabilmente si rigiocherà anche la carta migliore. Bonessio in lunetta, non sbaglia. Il libero che vale il meno 12. Impeccabile fino a questo momento dalla lunetta Bonessio. 5 su 5. Sbaglia il secondo, poi cerca di avventarsi un rimbalzo che è preda di Charlie Foyera. Rivali già dall'altra parte, fuori per Singletary, in ritmo da tre punti. Forzatura non necessaria dell'attacco giallorosso, come sottolinea anche Martino. Tagliabue in post basso, attacca Foyera, cerca l'avvicinamento, di mano sinistra va a sbagliare, rimbalzo di Singletary. Martino chiede di giocare ai suoi. 6-20 al termine, più 12 da Vene, palla in mano, 7-5-6-3, rivali, serve Amoni. Foyera in punta, Singletary, rivali in punta. Attacca sul blocco di Foyera. Grini non difende, rivali trova altri due punti. Gran canestro di Eugenio Rivali che vale nuovo più 14. L'area per Bonessio contro Amoni. Cerca il giro sul perno. Bene con lui Amoni, allora Cucco dall'angolo. La palla alla sul ferro ed esce, beffando il giovane playmaker. Rimbalzo di Foyera che affida palla a Rivali. 5 falli a 0 per l'Akhmar in questo ultimo periodo. Amoni, serve in punta Foyera, Singletary, Amoni, da tre punti, prova a sbloccarsi, altro errore di Amoni. Amoni e Foyera da tre punti proprio non hanno trovato la fondo del canestro, in transizione fa Luca da tre punti, sbaglia. Rimbalzo di Amoni, le rivali chiede pazienza ai suoi, serve Tambone. Mentre stanno per tornare Raschi e Cicognani, Tambone tiene vivo il palleggio, esce e riceve Rivali, post basso di Foyera contro Bonessio, ultimi 7 secondi. Bonessio da dietro gli sporca il pallone, viene recuperato da Grini. Bonessio in transizione, va nell'angolo da Palluca, che va a sfondare su ancora su un immenso Eugenio Rivali, sempre lui, uomo ovunque dell'Akhmar Ravenna. Ho chiesto la Matera, ormai 14 punti sono difficili da rimontare. Abbiamo un'occhiata ai tabellini, Rivali è salito a 18 punti, 8 assist e 6 rimbalzi nel frattempo. Partita quasi perfetta del folletto biancorosso che dopo qualche difficoltà nel primo quarto non ha sbagliato praticamente più niente. 25 punti di Holloway in 28 minuti di gioco, 16 punti per Mike Singletary, 5 di Andrea Raschi, 4 di Giacomo Cicognani Tambone, 3 di Amoni e 2 di Charlie Foyera. In casa Matera ci sono 19 punti di Franco Migliori, dopo un primo tempo straordinario si è un po' fermato. 13 punti di Josh Crini, 9 di Tagliabue, 6 di Fallucca, 9 punti anche per Capitan Bonessio, 3 di Baldasso, 2 di Caroldi e Jordan Richard. Rivali Tambone, Raschi, Cicognani e Singletary per l'Akhmar.
Cucco Baldasso, scusate, Cucco Fallucca, Grini, Maurizio, taglia due per Matera. Rivali, serve in punta Singletary, riceve Tambone. Tambone attacca sul blocco di Cicognani, altra palla persa di Tambone, recuperata da Fallucca, si butta dentro Fallucca, va per le terre. Protesta di Lorenzo che voleva il fallo. Raschi probabilmente cercava di togliere la sedia a Fallucca, c'è stato un contatto, l'arbitro si è giustificato dicendo che Raschi era dentro allo smile. Difesa allungata a tutto campo per Matera, Tambone raddoppiato, serve Rivali, Raschi già dall'altra parte, ancora Rivali, Raschi, Cicognani, Singletary, ancora Rivali in punta, ultimi 7 secondi, Rivali adesso palleggia il resto e tiro dalla media, fuori misura, rimbalzo, si allacciano tagliabue Cicognani, il fallo è di Giacomo Cicognani. Terzo fallo personale di Giacomo Cicognani, due liberi a disposizione di tagliabue. Fischiata che sa un po' di compensazione. Pronto con due tiri liberi di tagliabue. 4-11 al termine, 7-7 Akmara, 6-3 Matera. Due per tagliabue che sale in doppia cifra. Rivali, serve Tambone, attacca la pressione di Cucco servendo Rivali, deve passare la metà campo perché sono passati per gli 8 secondi, lo fanno appena in tempo Cicognani, Raschi, Rivali, palla sotto canestro per Singletary, per Raschi, premiato il taglio di Raschi, un altro passo del canestro, vale 9 più 14, 7-9-6-5 quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco. E gli arbitri sanzionano un fallo lontano dalla palla Raschi. Almeno 9-10 falli sanzionati all'acqua in questo quarto periodo. Sbaglia il primo libero Bonesso. In una serata quasi perfetta per Matera dalla lunetta, 19 su 21. 0 su di Bonesco, catturato da Mike Singletary. Predica calma, Martino. Rivali, servito Raschi, Tambone. Circolazione perimetrale per l'Akmar, ancora Raschi. Attacca il cuore dell'area, fuori per Rivali. Altra tripla di Eugenio Rivali, altro canestro, che giocatore, mamma mia Eugenio Rivali, un clinic di pallacanestro con 3 tiri dai 6,75. Grini scarica nell'angolo per Fallucca che risponde con la stessa moneta, ma è la tripla che vale solamente il meno 14 quando siamo per entrare negli ultimi 3 minuti di gioco. 8-2 Ravenna, 6-8 Matera. Rivali in palleggio, va in punta da Raschi, Tambone, ancora Tambone che chiede il blocco di Cicognani, blocco che arriva, Tambone ribaltillato per Raschi, bella circolazione di Ravenna, Raschi si separa bene da Bonesso e sbaglia, rimasta di tagliabue che serve Grini, Grini in transizione, attacca sul lato destro, chiude il palleggio, serve tagliabue che prova la bomba, secondo ferro, rimbalzo attacco di Grini che va di mano destra a sbagliare, si lotta a rimbalzo, c'è un fallo sanzionato a Bonesso credo. Il fallo di Bonesio è il quarto fallo del capitano della Power, 2 minuti e 30 al termine della partita. I due falli, questo qua, più di un minuto tanto. Rivali in palleggio. Francamente non abbiamo capito perché nell'ultimo quarto Di Lorenzo non ha più schierato migliori. Tambone serve Raschi. Rivali, attacca Grini che non difende. Altro canestro di Eugenio Rivali che
sta raggiungendo Emmanuel Holloway come miglior realizzatore della partita, 23 punti personali del playmaker a scuola Scavolini, frazione di passi di Cucco, mentre Martino concede 2 minuti e 4 secondi a Jacopo Grassi. Lo fa facendo prendere la meritatissima standing ovation a 15, associamo virtualmente ad Eugenio Rivali. Una partita semplicemente straordinaria, 23 punti, 8 assist, 7 rimbalzi, di cui 5 in attacco, tutti in piedi ad applaudire la MVP, mentre è pronto a entrare anche Gian Antonio Zannini. Tambone serve Cicognani, che voleva affidare palla a Grassi. Grassi commette falli in attacco. Esce Mike Singletary, fa il suo esordio in questa partita Gian Antonio Zannini. Vedremo se Zannini riuscirà a trovare i primi punti della sua carriera da professionista. Tagliabue, si va da Fallucca, ancora Cucco, attacca sul blocco di Tagliabue, Cucco, bel gioco 2 tra i giocatori, Tagliabue va a appoggiare altri 2 punti, valgono il meno 14, 84 a 70, quando stiamo per entrare negli ultimi 100 secondi di gioco, Tambone si butta dentro, c'è il contatto, non c'è il fallo, il recupero perfezionato da Fallucca, Grini, arresta il tiro dalla media, che va a bersaglio, va di meno 12, si arrabbia Raschi, che ha detto al suo compagno di non forzare. Tambone va a commettere un fallo in attacco, altra palla persa di Ravenna che inspiegabilmente ha deciso di forzare i ritmi, quinto fallo di Matteo Tambone che va in panchina, torna Manuel Holloway per questi ultimi 83 secondi, 8-4-7-2 Akmar. Cucco, serve Grini, marcato da Grassi, lo attacca, arresta il tiro dai 6,75, non va, rimbalzo di Raschi che affida palla a Holloway, anzi no, Raschi in palleggio, supera la metà campo servendo Zannini, poi palla per Holloway, raddoppiato, c'è il fallo di Cucco, primo fallo del giovane scuola senese, terzo fallo di squadra per la Bauer in questo quarto periodo. 69 secondi al termine della partita, più 12 Ravenna e palli in mano, la rimessa effettuata da Jacopo Grassi, Raschi affida palla a Holloway, Holloway spende il palleggio, attacca sul blocco di Cicognani, si va da Raschi, ultimi 2 secondi, Raschi dovrà forzare, va a subire il fallo di Bonessio, quinto fallo di Bonessio, regala Bonessio, quinto fallo personale, no, quarto di squadra, non ci sono i due liberi per Herrera, anzi ci sono i due liberi, due liberi per Herrera, sbaglia il primo libero Raschi. Scaramucci verbali tra Bonessi e l'arbitro. 1-2 di Raschi. 8-5-7-2. L'arbitro che ha minacciato di cacciare negli spogliatoi Bonessi. Cucco fa, trova un bel canestro. Il palleggio arresta e tiro. Vale il meno 11. 85-74. Zannini serve Grassi. Sul raddoppio trovato Holloway. Ancora Grassi che supera la metà campo. Poi palla per Raschi. Holloway congela palla adesso l'acqua. Holloway gioca col cronometro, attacca sul blocco di Cicognani, poi tira il palleggio ultimi 5 secondi. Holloway dentro male per Cicognani, bel semigancio mancino di Giacomo Cicognani proprio sulla sirena di 24 secondi,
segno di vita anche di Giacomo Cicognani. 87-74, l'ultimo possesso della partita per Matera. Grini attacca Grassi, va a subire il fallo di Giacomo Cicognani, quarto fallo personale di Cicognani, 2-3 liberi per Grini. E poi ci saranno 11 secondi e 3 decimi per l'Acmar, per magari far trovare il canestro a Zannini o a Grassi. Grini lunetta, mentre Holloway va a prenderci l'applauso dei suoi tifosi. Non sbaglia Grini. 8-7 Ravenna, 7-5 Matera. Su due di Green. 8-7-7-6. Grassi serve Holloway, ultimi 11 secondi di gioco, vediamo se con generale il possesso cercheranno di far trovare il canestro a Zannini. Direi che finisce qui tutti in piedi al Palacosta, si chiude con la vittoria dell'Acqua Ravenna, che mantiene l'imbattibilità casalinga centrando la nona vittoria tra le mura amiche. 87-76 per l'Akmar su una corrida a Bauer Matera, palma di MVP che va condivisa tra Eugenio Rivali e Emanuele Holloway, autore di due prestazioni straordinarie. Holloway nel terzo quarto, quando ha spaccato la partita con un 12 punti personali, Rivali con una partita al limite della perfezione vicino alla tripla doppia, 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, 25 punti di Emanuele Holloway, 16 punti, l'unico altro giocatore in doppia cifra anche Mike Singletary, 8 punti di Raschi, 6 di Cicognani, 4 di Tambone, 3 di Amoni, 2 di Foiera, mentre c'è un po' di tensione con Bonessio che va a muso duro contro gli arbitri, mentre i giocatori di Ravenna salutano e applaudono i loro tifosi. Ci sono